Abbiamo praticamente la scorsa volta saltato l'incontro perché avevamo diciamo, l'incontro con l'arcivescovo del Pini. Quindi questa sera abbiamo voluto un attimino fare ancora un focus su quelli che possono essere i problemi legali legati proprio al condominio. Abbiamo avuto un po' una. Sì, ho già fatto. Sì. Abbiamo avuto, era Alessandro che mi chiedeva. Allora, no, abbiamo avuto prova, insomma, che i problemi condominiali sono tanti, soprattutto legati spesso ai servizi comuni, avvocato. Abbiamo rilevato dei condomini abbastanza anche piccoli, ma con problemi, diciamo, proprio di gestione da parte degli amministratori delle parti comuni, no? Perché c'è gente che non osserva il regolamento di condominio, che magari non sa neanche che deve comunque esserci un regolamento per disciplinare l'utilizzo delle parti comuni. Quindi questa sera, insieme al sindaco, insieme all'assessore, vogliamo magari dare un po' così un focus, un'informazione ai condomini, proprio per cercare di migliorare la vita nel condominio. Ci può dire qualcosa a tal proposito, avvocato? Poi diamo la parola al sindaco per fare un focus preciso delle problematiche. Prego. Sì, ok. Beh, ecco, chiedo scusa, ovviamente sono stato preso al volo un paio d'ore fa, quindi in realtà non conoscevo di preciso il tema dell'incontro. Tuttavia, effettivamente, come ha detto giustamente la dottoressa Rizzi, il condominio ovviamente dà come principali problemi quello della gestione delle cose comuni. La cosa importante da sapere, questo anche perché in questo modo si delimitano anche quelli che sono i confini del potere dell'amministratore, se c'è un amministratore, è che la definizione propria di condominio è quella di ente preposto alla gestione della cosa comune. Ora, naturalmente nel codice civile ci sono alcune parti che sono elencate quali parti comuni. Tuttavia, anche qui c'è una distinzione da fare tra parti comuni per la generalità dei condomini, ipotizziamo ad esempio un banale palazzo con tetto a falde e con un appartamento per ogni piano. In questo caso è pacifico che il tetto sia una parte comune e che quindi tutti i condomini debbano concorrere alla spesa. Tuttavia ci sono anche dei casi che sono molte volte leggermente diversi. Faccio un esempio banalissimo, quello del pianerottolo, che serve esclusivamente due appartamenti allo stesso piano ed è diviso da una porta dalla scala comune, piuttosto che le stesse scale o lo stesso ascensore. L'ascensore naturalmente è pacificamente una parte comune, tuttavia vi sono dei condomini, quelli dei piani superiori, che ne fanno un uso più intenso e quelli dei piani inferiori naturalmente di meno e quello del piano terra alcun uso. Questo è importante da sapere, questa parola gestione della cosa comune, perché purtroppo molte volte i condomini hanno delle aspettative che possono pensare che il condominio sia anche una gestione dei rapporti tra condomini. Ecco, questo non è esatto, perché è vero che, come diceva giustamente la dottoressa Rizzi, molte volte i regolamenti dettano anche delle norme di comportamento, quindi ad esempio vietato fare schiamazzi durante successivamente alle ore 24, piuttosto è vietato portare i cani nel giardino condominiale e tutte queste cose. Però principalmente il condominio è la gestione della cosa comune. Purtroppo molte volte gli amministratori invece vengono investiti anche di questioni inerenti rapporti che possiamo definire con chiarezza come rapporti di vicinato. È vero che da un lato l'amministratore ha un compito anche di rendere pacifica la convivenza dei condomini, però delle volte questo può comportare il fatto di andare oltre le specifiche competenze. Poi ogni condominio, il problema anche quello, è un condominio a sé, quindi i condomini non sono nati già per essere idealmente dei condomini, quindi molte volte abbiamo anche delle realtà dove la cosa comune ha più scale, ha più ascensori, ha ingressi autonomi per alcune delle parti, eccetera. In questi casi avremmo una fattispecie completamente diversa, che è quella del supercondominio, recentemente anche inserita nella norma codicistica, che significa che sostanzialmente,
vi sono delle parti ad uso di tutti i condomini costituenti questo super condominio, piuttosto che alcune parti di uso esclusivo di uno dei condomini. Quindi una sorta di condominio macroscopico, dove il condominio sono è il super condominio e dove i condomini sono diversi condomini. Ora, non so se, come, se è la prima volta che partecipo, come viene congeniato l'incontro. Va benissimo, avvocato, grazie mille, ha dato proprio una panoramica corretta. Sì, l'altro giorno parlavamo con il sindaco proprio di questa esigenza in piano data di disciplinare l'utilizzo delle parti comuni di un super condominio che ancora ovviamente non è stato costituito, quindi sicuramente questo servirà, la sua spiegazione così esaustiva e servirà a tutti i cittadini che poi seguiranno il nostro video a capire perché è importante costituire un super condominio, soprattutto per disciplinare quindi l'utilizzo delle parti comuni ed evitarne l'utilizzo più intenso da parte di tutti diciamo, i vari proprietari dei condomini, che poi sono chiaramente collegati, non so, da quelle, dalla via principale che avevamo visto insieme, Maria Pia, piuttosto che dalla caldaia, piuttosto che dai giardini e quanto altro. Ecco, poi volevo fare una domanda al sindaco, a Maria Pia Mazzucco. Oltre quindi alla necessità quindi, di disciplinare e di divulgare un po' la cultura condominiale tra i cittadini di Cervignano d'Adda, che magari sono un po' impreparati, ma non perché non lo sanno, perché nessuno magari gliel'ha mai spiegato. Quali altre problematiche hai rilevato come sindaco, tu che sei chiaramente attenta un po' alle questioni dei tuoi cittadini? Allora, per quanto riguarda il super condominio del quale abbiamo accennato adesso, è proprio il luogo dove abbiamo più problemi e l'assessore mi può proprio confermare questo, perché per gli altri condomini notiamo che c'è un accordo fra i condomini, cioè magari arrivano a un diciamo lieve scontro, ma dopodiché si riesce a risolvere la questione. Mentre nel super condominio che ti ho portato a visitare, lì non riusciamo proprio a garantire la serenità, la tranquillità della vita. Poi abbiamo un altro condominio, ma non so, è un condominio Aller. Sì. Anche qui ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi che riguardano, ad esempio, il cane lasciato in cortile, lasciato senza padrone. Alcuni condomini sono venuti da me, ma non ho saputo rispondere a questo. Questo cane gira da solo mentre il proprietario del cane è in casa e la gente ha paura di questo cane. Io ho telefonato, ma come se neanche l'avessi fatto, perché lì non c'è un amministratore. Scusami Maria Pia, perdonami se ti interrompo, ma la polizia locale è un cane pericoloso questo? Grande. Non è pericoloso, è grande, ma non è pericoloso. È un meticcio che non è cattivo. Però non riesco a far capire al proprietario che il cane nel giardino comune non può stare da solo, soprattutto la sera. Quindi non so se c'è qualcosa che mi aiuta a far capire a questo signore. Ad esempio, un'altra criticità che ho notato, perché mi è stata riferita, una palazzina molto tranquilla, eccetera, l'ultimo piano ha una mansarda, cioè un sottotetto. Una volta che questo sottotetto, cioè praticamente piove dentro il sottotetto, mi chiedevano, lo deve riparare il proprietario dell'appartamento o, come diceva l'avvocato prima, il tetto è comune e quindi lo deve riparare tutto il condominio? Ecco, sono le due cose che mi vengono in mente, oltre al
Ok, bisognerebbe poi andare un po' a vedere il condominio, perché quando parliamo comunque di te, poi darò la parola all'avvocato che sicuramente vi dà una spiegazione un pochino più tecnica e dettagliata. Allora, sicuramente il tetto rientra tra le parti comuni citate dall'articolo 1117 del Codice Civile. È anche vero che poi bisogna andare ad asseverare se questo tetto funge da copertura solo per una parte delle unità che No, di tutto, costituiscono il condominio. tutto il palazzo. Quindi No. poi lì bisognerebbe fare una verifica con un tecnico e poi fare ovviamente la ripartizione delle spese. In linea generale, non avendo comunque verificato il caso di specie, ti dico che la riparazione del tetto e sottotetto è comunque ripartibile in base al valore millesimale di tutte le unità abitative. Poi ci possono essere delle eccezioni, che possono essere ovviamente poi rimandate o al regolamento di condominio, che può prevedere alcune convenzioni, oppure a delle situazioni che poi ovviamente deve verificare il tecnico. Per quello che concerne invece la gestione, poi do la parola all'avvocato Enrico, che ovviamente poi vi darà spiegazioni più precise. Per quanto riguarda invece questo condomino, che pare essere quindi neanche un proprietario, un inquilino, perché Sì, se esatto, è un allora inquilino. esiste sicuramente un regolamento di condominio, poi ci sarà sicuramente un amministratore di condominio che sulla base delle lamentele delle persone che ovviamente hanno paura di questo cane, doveva già diffidare questo soggetto nel portare, diciamo, il cane a spasso libero, perché io stessa sono proprietaria di un cane, ma lo lascio sempre legato al guinzaglio e non lo lascio mai libero, pur essendo un cane di piccola taglia, Maria Pia. Quindi sarebbe utile fare una verifica di chi è dell'amministratore. Quindi Non credo che ci sia. Sono non c'è. Allora dovreste case fare, Aller. allora come sindaco. Sono case Aller. Sì, Non ma le so case se c'è. Aller hanno anche degli amministratori. Io ho degli amministratori iscritti alla NAPI che amministrano delle case dell'Aller, del comune, eccetera. Quindi bisognerebbe verificare se c'è un amministratore. Chiaramente sottopongli la questione riguardo appunto alla pluralità di condomini, di inquilini che hanno questo problema e diffidarlo nel lasciare libero il cane nelle ore in cui o comunque sempre, perché nel cortile non si possono lasciare i cani liberi. Anzi, bisognerebbe un po' rieducare, lo so, sono un po' troppo severa, le persone hanno più un senso civico, no? Spesso anch'io ho un bellissimo cortile dove tanta gente ha il cane ma non ha rispetto degli altri. Io sono per i cani, li adoro, però esiste un rispetto proprio per le persone, quindi anche per le persone anziane, per i bambini e le famiglie, ma anche per noi stessi. Quindi, Maria Pia, quello che ti posso dire è verificare che ci sia un amministratore o nel caso come sindaco scrivere direttamente al distretto competente dell'Aler lamentando questa cosa. Vediamo che cosa succede. Comunque tu come amministratore diciamo, di Cervignano d'Adda hai sicuramente più potere rispetto a un singolo cittadino e in Va questo bene. modo puoi, secondo me, risolvere la questione. Io do la parola all'avvocato Enrico, così anche lui ci può dare dei consigli. Prego. Sì, ecco, l'unica cosa che posso dire al riguardo è anche una buona norma di carattere generale, è che veramente al fine di evitare controversie, quindi ma sia nei rapporti tra condomini, tra condomini partecipati o supercondominio, è importante che il regolamento di condominio sia per quanto possibile esaustivo e preciso. Nella vita professionale, purtroppo, visto che la maggior parte dei giudizi, delle cause, dei conflitti tra condomini derivano proprio dal fatto di una mancanza nell'individuare con precisione quali sono gli obblighi dei condomini, quali sono con esattezza le parti comuni e soprattutto se derogano alle norme codicistiche. Adesso, caso del tetto, come giustamente anche bisogna ovviamente verificare il caso di specie, tuttavia in molti condomini parti del tetto insistono su diverse colonne soprastanti diversi comproprietari e un regolamento di condominio che deroga alla norma codicistica che mette a carico della singola colonna le spese del tetto,
ma le mette a carico di tutti i condomini, normalmente è una norma che può evitare conflitti e comunque di diluire, tra virgolette, il rischio guasto per i condomini, anche perché molte volte, come succede spesso per l'acqua, non è dato sapere con precisione da dove provenga. Quindi se abbiamo un edificio con due colonne e una perdita del tetto, potremmo avere il caso delle due colonne che litigano dando reciprocamente la colpa all'una e all'altra. Questo creerebbe ovviamente dei grossi problemi. Se invece il regolamento di condominio deroga la norma codicistica e quindi pone a carico comunque di tutti i condomini per millesimi le spese di manutenzione, del rifacimento del tetto piuttosto che del lastrico solare, questo chiaramente elimina una serie di potenziali conflitti. Nello stesso regolamento, peraltro, fatto salvo la questione ALER, che naturalmente è leggermente diversa, ma un regolamento di condominio che preveda anche, così come previsto al novellato codice civile, anche delle sanzioni a carico dei condomini che non rispettano il regolamento di condominio, chiaramente può aiutare a diciamo, creare rispetto nelle norme del regolamento dei condomini. Quindi se il regolamento di condominio vieta di portare a spasso il cane nel cortile, a maggior ragione senza guinzaglio, sono anch'io proprietario di cane, e sono in un condominio con un enorme giardino, lo porto al guinzaglio, ovviamente. Questo potrebbe, la paura di una sanzione effettivamente potrebbe essere, diciamo, impedire comportamenti scorretti di questo tipo. Il consiglio chiaramente è quello, nel caso specifico, come detto più che correttamente la dottoressa Rizzi, capire qual è il locale amministratore delle proprietà ALER. Okay. Prego. Prego, no, poi ecco la cosa che volevo poi aggiungere, avvocato, è che le sanzioni secondo me sono un ottimo rimedio per iniziare un po' a toccare i condomini, però devono essere ovviamente portate all'ordine del giorno in assemblea, cioè l'amministratore che decide di sanzionare i condomini indisciplinati ovviamente avrà bisogno di deliberare questa cosa in assemblea. Lo voglio dire perché se c'è qualche amministratore di condominio in ascolto, da domani inizia a fare le multe, che sono anche nostri. Quindi proprio per dare un'indicazione pratica, allora possiamo precisare, molto corretto e molto importante quello che ci ha appena detto l'avvocato, che possono sicuramente utilizzare questo metodo come deterrente, no? Dire benissimo, da domani, visto che la riforma per fortuna fa parte delle cose abbastanza corrette, possiamo deliberare in assemblea in accordo con tutti i condomini che coloro che non osservano determinate regole, quindi che tengono il cane libero piuttosto che parcheggiano la macchina per fare dispetto al vicino quando c'è un utilizzo turnario del parcheggio perché hanno voglia di litigare, si possono sanzionare. Questo potrebbe essere l'inizio di una nuova disciplina, perché quando metti all'italiano la mano al portafoglio è evidente che inizia un po' a pensarci, quindi è un ottimo rimedio, Maria Pia. È un ottimo suggerimento, quindi lo possiamo vedere. Certo. L'assessore mi sa che voleva chiedere qualcosa. Sì, io volevo fare una domanda a proposito delle sanzioni. Sì. Io molto spesso sento parlare che alcuni condomini, se non la maggior parte, non pagano il dovuto al reso del condominio. Mi riferisco per esempio al fatto che se c'è da fare una sistemazione di un tetto, di una facciata, di una cosa, molti non versano la propria quota. A quel punto, come fare a far pagare le sanzioni? No, allora di solito poi do la parola all'avvocato. Avvocato, le do un po' in linea generale è quella che è la regola, assessore. Allora, in genere quando si procede ad effettuare lavori straordinari nel condominio, l'amministratore lo delibera in un'assemblea straordinaria, lo mette all'ordine del giorno e decide anche di attivare un conto corrente dedicato. Questa è la buona norma, proprio in un'ottica di gestione trasparente proprio del condominio. Quindi lì è chiaro che costituendo questo fondo speciale che viene poi alimentato man mano che i lavori vanno avanti, ci sono
poi ovviamente i condomini virtuosi che versano la loro quota, e poi comunque l'amministratore ha il dovere di, dal momento che è stato deliberato, di riscuotere le somme. Quindi se entro un termine che più o meno è di 180 giorni il condomino non versa la sua quota, l'amministratore ha l'obbligo, pena la revoca, di effettuare e di far fare dall'avvocato un decreto ingiuntivo. Quindi volente o nolente il condomino deve pagare. Per quanto riguarda le sanzioni, è chiaro che se vengono deliberate in assemblea, e comunque lui ha l'obbligo, in base poi all'articolo 1129-1130 del Codice Civile, di fare pagare anche le sanzioni. Quindi partendo dai 50 euro, ai 200, agli 800, l'amministratore, se ha deliberato in assemblea che quel condomino è stato sanzionato, eccetera, la quota se la prende. È corretto, avvocato? Sì, anche se devo aggiungere anche una cosa. Sì. Teniamo conto che di per sé, se l'amministratore è costretto, come prevede la legge, entro un certo termine, da mandato a un legale per procedere ingiuntivamente, io direi che il condomino in questo caso viene di fatto gravemente, pesantemente sanzionato, anche perché la procedura per decreto ingiuntivo e l'eventuale esecuzione hanno dei costi obiettivamente elevati anche rispetto al capitale. Quindi anche questo è un grande deterrente. Devo dire che alcuni condomini... Molti non lo sanno. Molti, per esempio, anche qui, parlo sempre di esperienza professionale, arrivano a dire all'amministratore: ma come, ma non sapevo che avevo un decreto ingiuntivo, eccetera 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 eccetera, perché magari non ritirano la posta, non ritirano le notifiche, e quindi sono convinti in quel modo di poterla farla franca bellamente. Tenete conto che parliamo di cifre importanti, perché purtroppo, ma dico purtroppo perché poi dispiace sia all'avvocato che all'amministratore, che il condomino debba pagare su una, ipotizziamo, una un capitale anche ridotto di 3-4 mila euro, quasi il doppio se si procede anche con esecuzione, di tra spese legali, costi, posta di registro, contributo unificato. Effettivamente, diciamo che dopo un'esperienza di questo tipo, che poi anche, devo dire, un deterrente verso gli altri condomini, normalmente diventa un po' più preciso. Buon pagatore. Poi, per carità, purtroppo ci sono anche casi disperati, vabbè, ma questo è un caso di discorso diverso, e lì presumo che anche le sanzioni possano sortire pochi effetti. Però anche in quel caso devo dire che tutti questi casi, è brutto dirlo, ma il condomino moroso crea obiettivamente un danno alla comunità dei condomini, perché le spese condominiali di gestione a cosa comune che non paga il condomino moroso sono a carico di tutti gli altri condomini, e questo chiaramente non è accettabile. Qui molte volte io consiglio agli amministratori di procedere anche rapidamente per evitare la crescita esponenziale delle spese condominiali, ma di agire con decisione, se non altro per trovare un altro condomino più virtuoso che sostituisca il precedente dopo un'esecuzione immobiliare. Certo. Ecco, poi ne parlavamo, se ti ricordi, anche per il supercondominio. Dicevano che stavano pagando l'acqua per tutti. Esatto, ma lì la soluzione l'abbiamo già trovata. Certo, però per dire la situazione... No, certo. Poi c'è da dire una cosa, che il buon amministratore tendenzialmente, prima di arrivare da un avvocato, cerca di invitare il condomino, cerca di capire l'effettiva situazione, perché una delle problematiche più ricorrenti per l'amministratore di condominio è quello di perdere il condominio, no? Se lui, e quindi magari cerca di capire se il condomino vuole fare un piano di rientro, no? Quindi di solito quando c'è un ritardo la segretaria o l'amministratore stesso scrive al condomino chiedendo, insomma, di provvedere nel più breve tempo possibile. Poi è ovvio che in questo momento siamo anche in una fase in cui Maria Pia, il condominio è bloccato, tanti professionisti non hanno fatturato, tanti artigiani non hanno lavorato. Quindi in questo momento l'amministratore che lavora col principio del buon padre di famiglia e che ha un buon rapporto, che gestisce con coscienza il condominio, è evidente che cerca un attimino di capire, di inquadrare le situazioni. È ovvio che poi se da parte del condomino
c'è una recidiva, nel senso che fa un po' il furbetto, allora è chiaro che l'amministratore deve procedere per legge con l'avvocato, però in linea generale l'amministratore cerca una conciliazione. La diagonale, poi c'è l'amministratore che invece non ha un rapporto con i condomini, ma lì poi dipende molto dall'amministratore, da come gestisce, però di solito cercano sempre, Maria Pia, di andare incontro al condomino in difficoltà, perché questo si fa, lo fa anche il buon avvocato, no? Il buon avvocato quando deve andare, deve comunque gestire delle situazioni tra le parti, tendenzialmente cerca sempre di mediare, di fare un accordo bonario. È chiaro che poi se non ci sono speranze, non ci sono diciamo possibili soluzioni, non ci sono. Che raddoppia, ahimè, e incide in maniera notevole nelle tasche del furbetto, perché spesso quando non pagano le spese, perché vogliono fare i furbi, tanti. Molti sono effettivamente in difficoltà, ma tanti ne hanno approfittato, ne hanno approfittato tanto in questo momento, Maria Pia. Questo non è giusto, perché poi a carico delle persone oneste c'è da dare un messaggio. Io mi sento di dare questo messaggio. È importante pagare le spese condominiali, magari chiedete un po' dei piani di rientro, cercate di chiedere delle agevolazioni. È importante per garantire i servizi nel condominio, perché se io ho un utilizzo di ascensore, ho l'impresa di pulizia che mi pulisce le scale, cioè comunque voglio dire, beneficio di questi servizi, quindi perché non devo pagare le spese? Cioè, poi è chiaro che il buon amministratore ti dirà: perfetto, lei è in difficoltà, io le vengo incontro, ne parlerete in assemblea, tanto poi a livello contabile si vede quando un condomino è moroso e ti vince poi dalla contabilità, quindi non è che ci possiamo prendere in giro, non ci sono problemi. È vero che poi esiste un discorso di privacy, però voglio dire, in assemblea tutti i condomini conoscono il quadro generale della situazione. La situazione di ognuno. No, quindi non è che si può fare molto per scappare. Prego. Poi c'è un'altra cosa che volevate chiedere, Marentia, l'avvocato. Sto perdendo. Ecco. Per esempio, non so, rapporti tra vicini. Ascolta, vi sto perdendo. Ah. Mi senti? Sì, ti sento. Oh mamma, non riesco. Ti sento, ma non riesco a vedervi. Ah, non so come è andato via il video, vabbè. Rapporti fra i vicini più che altro è una questione di, ad esempio, persone che hanno, diciamo, alberi, hanno siepe, che sono al limite, che sono sul confine e che hanno dei problemi proprio perché non riescono a trattare con il vicino di casa. Non so, mi viene in mente ad esempio una signora la quale ha una finestra che dà sulla proprietà del vicino. Questa finestra è lì prima ancora della costruzione della casa del vicino e il vicino ci ha messo un albero davanti. Lei continua a venire in comune a chiedermi, ma io mi sono informata, ma essendo un rapporto fra vicini il comune non c'entra, ecco. Non so se mi avete sentito, perché io sì, ti abbiamo sentito. Sì, assolutamente. Provo e vedo se riesco. Allora ci vediamo, Maria Pia, ti vediamo e ti sentiamo bene. No, io non vi vedo. Allora, vedo problema di computer. L'importante è che mi sentiate. Ah, ti vediamo, Maria Pia, ti vediamo. Okay. Ecco, avvocato, vuole dare una risposta al sindaco? Così. Sì, effettivamente questo è un problema un po' diverso, nel senso che i rapporti di vicinato e distanze sono regolati da norme diverse da quelle del condominio. Tuttavia, riguardo quello che posso dire, posso parlare anche di un altro argomento che investe in primis il condominio, ma che comunque è un ottimo
metodo di risoluzione delle controversie anche per problemi come questi di vicinato tra proprietà limitrofe, ed è lo strumento della mediazione, anche perché molte volte, questo succede, devo dire, anche in particolare tra vicini nello stesso condominio, moltissime volte i problemi che sono sottesi a conflitti tra vicini sono in realtà molto più ampi di quello che appare. Mi spiego meglio. Il pretesto dello zerbino che invade il pianerottolo del vicino magari è il pretesto perché uno dei vicini di notte fa rumore tenendo la televisione accesa. In questo caso la mediazione, non essendo limitata esclusivamente a quello che è l'oggetto della controversia, adesso banalizzo per l'esempio, ma allo zerbino che invade il pianerottolo, può essere argomento anche di questioni anche completamente diverse, più ampie. E quindi da un lato ha un effetto catartico perché dà la possibilità alle persone coinvolte anche di esprimere quello che non sono mai riusciti a esprimere nei confronti del vicino, questo lo dico anche dico proprio veramente nel senso buono del termine, e permette di molte volte risolvere problemi che magari durano da anni, il che può essere sia in un condominio, tra condomini, o piuttosto tra la pluralità dei condomini per un abuso rispetto a una parte comune, piuttosto come in questo caso il vicino. È vero che questo caso, ripeto, come ha detto giustamente, non si entra nel campo dei rapporti condominiali, in quanto si tratta di proprietà distinte. Sì, e sono questioni di vicinato. Mi sono permessa di presentarlo perché si parlava di vicinato, ho detto questo è un caso di vicinato, non è di condominio, certo. Sì, pertinente, assolutamente. Anche perché un condominio ha comunque dei vicini, peraltro, quindi confina con altri condomini, con altre unità immobiliari, magari di singola proprietà, piuttosto che con qualunque altra cosa. Quindi sì, anche il condominio come tale può avere problemi di vicinato che non riguardano il condominio in senso stretto, certamente. Grazie. Poi c'erano altre domande, Maria Pia, che volevi fare? Non ho altro. Io in questo momento non me ne viene nessuna, a parte che per commentare un attimino quello che ho detto precedentemente dall'avvocato, io stesso alcuni anni fa sono stato investito proprio da un problema di siepe confinante, risolto molto egregiamente dal mio sindaco, a parte tutto. No, comunque va bene. Nei casi di specie, nel senso che poi ci sono anche dei regolamenti condominiali, dei regolamenti comunali, no? Che danno delle direttive poi all'altezza dei alberi, dei rami, degli alberi. Sì, però nostri regolamenti riguardano più le strade, cioè siepi che danno sulle strade, cioè, più che la vicinanza di due giardini che confinano, ecco, quella è più una cosa, si cerca di intervenire per invitando a, però non possiamo fare molto se è per due giardini vicini, ecco. No, certo, comunque poi ho fatto un giro per Cervignano d'Adda, devo dire che esistono delle bellissime casette, nel senso che sono delle belle villette, anche dei bei condomini, ho visto che ci sono anche dei condomini. Non alti, perché sì, non abbiamo... Sì, tranquillo, dimensione d'uomo, però sono sicura che i problemi condominiali alla fine sono sempre gli stessi. Per esempio, un problema grosso potrebbe essere, invece che lo zerbino, come diceva l'avvocato, la bicicletta sul pianerottolo. Può essere... C'è gente che porta, non parcheggia la bicicletta dove deve parcheggiarla nel cortile, se la porta nel pianerottolo. Ecco, questo non si può fare, perché quello lì comunque è un utilizzo più intenso di una parte comune, no? Sembra banale, ma non si può fare. Quindi il buon amministratore, quando sente la lamentela da parte di un condomino che lamenta la presenza di questa bicicletta, deve intervenire. Anche perché se non interviene lui è inadempiente rispetto al suo ruolo di amministratore. Certo.
Può essere la bicicletta, come può essere qualsiasi altra cosa che viene messa nella parte. Poi magari si litiga per la pianta, però la pianta, per esempio, può avere anche, diciamo, più un ruolo che va un po' ad abbellire il pianerottolo, quindi fin quando non intralcia può anche essere considerata, diciamo, un elemento che abbellisce, quindi che contribuisce a quello che può essere il decoro architettonico interno, perché noi quando parliamo di decoro architettonico non parliamo solo di decoro architettonico esterno dell'edificio, bensì anche interno, dobbiamo pensare e considerare questo. Quindi una delle cose importanti che io voglio trasferire agli amministratori di condominio, ma anche ai condomini, è quello di curare non solo l'aspetto, diciamo, esteriore degli edifici, che poi in questo momento saranno ovviamente oggetto di grandi riqualificazioni dettate dalla nuova normativa dell'ecobonus, che ancora è in fase di approdo di studio, perché poi non si è ben capito che cosa è possibile fare e che cosa non è possibile, però è importante, Maria Pia, che si abbia questa consapevolezza, no? Che è importante valorizzare l'edificio dal punto di vista estetico, dal punto di vista proprio di efficienza e poi anche all'interno, perché soprattutto guarda, è importante anche quello. Esatto, guarda che c'è proprio in base poi a dove è ubicato il condominio, abbiamo proprio in linea generale delle diverse valutazioni, no? Per esempio, la parte settentrionale dell'Italia è molto attenta, no? Al comfort abitativo, alla riqualificazione dell'edificio. Io sono andata anche in Sicilia, ho fatto dei convegni anche per gli amministratori del territorio, con giudici, ma mi sono resa conto che per esempio nel meridione, in Sicilia, come in Puglia, come da Roma in giù praticamente, hanno cura solamente delle loro case. Cioè, se per esempio l'edificio presenta delle criticità, al proprietario, all'amministratore di condominio non interessa, mentre a me piacerebbe proprio che questa cultura condominiale, quella corretta, quindi che prevede la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare nazionale, fosse proprio omogenea in tutta Italia. E per questo che siamo partiti proprio da una base scolastica, quindi l'inserimento di questa professione nelle scuole, Maria Pia, estesa poi anche ad altri professionisti che intraprenderanno poi questa attività, che è un po' l'attività del futuro. Certo. Quindi questo per me è un momento importantissimo, cruciale, dove c'è una particolare attenzione sì alla vita in condominio, al comfort dei condomini, perché i condomini vogliono il massimo comfort al miglior prezzo. Cioè, quando c'è la nomina di un amministratore o anche la scelta di un avvocato, la prima cosa che guardano qual è? La parcella oppure l'emolumento. Bisogna iniziare a fare una rivalutazione di questo, perché quando io mi affido ad un professionista, quindi parlo dell'avvocato, parlo dell'amministratore, parlo di qualsiasi cosa, devo prima verificare la sua competenza, la sua professionalità, il servizio che può erogarmi. Dopodiché sono anche ben felice di pagarlo, perché è anche una forma di gratificazione per un professionista, il pagamento congruo. E qui poi siamo anche su un altro tema importante. Amministrare a Milano, amministrare a Cervignano d'Adda è la stessa cosa. Cambiano ovviamente dei parametri, perché a Milano esistono degli stabili immensi, mentre a Cervignano ce ne sono di più piccoli. Però la scelta dell'amministratore a Milano, a Cervignano o, non so, a Zelo Pompei, è la stessa. Oppure nel Salento, non deve essere dettata dalla spesa, dall'economia, quindi dal risparmio, ma deve essere dettata dal servizio che un professionista eroga al singolo condomino o al condominio stesso. Quindi anche l'amministratore deve essere scelto per le sue competenze, per la sua preparazione e da come è in grado di gestire, perché se un amministratore è preparato e fa determinati lavori e valorizza il vostro edificio, aumenterà il valore di questo. Quindi domani che la famiglia vorrà trasferirsi, il suo, diciamo, bene sarà aumentato del 10, del 20, del 30%, avrà migliorato anche le bollette, per esempio, di energia. Oggi si parla tanto di questo, perché si sarà affidato a fornitori che sono stati in grado di fare una disamina
di individuare gli sprechi e quindi di darvi dei vantaggi dal punto di vista economico. Molto importante, sicuramente. Importante, però fin quando queste cose, Maria Pia, non le spieghiamo, è evidente che non vengono recepite. Quindi questo è un po' la mia mission. La mission di presidente è quella di iniziare a divulgare questa cultura, perché attraverso piccoli procedimenti, piccoli passaggi, si può arrivare veramente a fare un ottimo lavoro nell'interesse della collettività, perché poi alla fine io mi metto sempre dalla parte del condomino, perché sono condomina, e dalla parte dell'amministratore che rappresento, per cercare di creare il giusto rapporto, perché è importante andare d'accordo col proprio amministratore del condominio, è fondamentale. Perfetto, e noi siamo felici di diffondere questo tuo avviso, perché Cerpignano ha bisogno anche di questo. Vedrai che Cerpignano diventerà un comune super. Super, sicuramente. Siamo disponibili per aiutarti a diffondere questa idea, questa ottima prospettiva, certo, per riservi per i condomini. Esatto. Mi fa molto piacere questo. Anche a me molto. Adesso a settembre partiremo con la cardioprotezione, come abbiamo fatto con Gelo Bonpersico, perché io poi sono anche promotrice di questo progetto di condominio cardioprotetto. Mi sono mossa a livello nazionale al Parlamento Europeo e poi a Montecitorio al Parlamento Europeo, e sto portando avanti proprio questo progetto per pensare anche alla salute, no? Visto che gli arresti cardiaci sono veramente un numero elevato, cioè contiamo 60.000 vittime all'anno, Maria Pia, quindi l'amministratore non deve solo pensare alla gestione, deve pensare anche alla salute del condomino. Quando l'amministratore vi dice: signori, dotiamo di defibrillatore questo condominio, il condomino non deve pensare che è una spesa, è un investimento, perché se capita il caso di arresto cardiaco, comunque è uno strumento che previene la morte, comunque ti dà la possibilità di prevenire. Salvare delle vite. Esatto, di salvare delle vite. Quindi parliamo di rivoluzione della professione dell'amministratore di condominio, ma anche del condominio. Certo. Cioè, pensare ad un condominio informato e da un amministratore che è un po' il building manager della situazione, il gestore di immobili del futuro, perché siamo in Italia ed è giusto parlare l'italiano. Poi ecco, sto valutando anche un'azione di autocura da parte del condominio. Infatti doteremo anche il tuo comune proprio di un apparecchio che si chiama proprio punto di cura, che ti permette di fare delle analisi, per esempio, non so, della pressione piuttosto che l'elettrocardiogramma, e di ricevere direttamente sul tuo computer, al tuo indirizzo mail, i valori che poi possono essere da parte tua inviati al tuo medico curante. Questo per evitare proprio una cosa molto importante che determina proprio la rivoluzione di questa figura dell'amministratore. Doteremo una serie di condomini e di comuni di questo apparecchio, che all'estero è importante. Una cosa molto importante. Doteremo anche al Tribunale di Milano insieme ai defibrillatori, per la gioia anche dell'avvocato Rico. Sì, perché non dobbiamo trascurare la salute. Cioè, la visione, la cultura condominiale è trasversale e comunque ha un sacco di aspetti che vanno approfonditi. Oggi siamo tutti reduci da questo periodo terribile del Covid e quindi abbiamo bisogno di allinearci a questo cambiamento epocale, no? Dove prevede, c'è proprio un cambiamento anche nel svolgere le lezioni a scuola, Maria Pia. Tu lo sai molto bene. I ragazzi oggi studiano online, con gli avvocati stiamo facendo un corso di formazione di cui anche il relatore, l'avvocato Enrico, in modalità webinar. Quindi sta cambiando e noi dobbiamo agevolare questo passaggio, perché il futuro è digitale. La gestione del condominio necessita della presenza dei professionisti, ma è digitale, anche in un'ottica di trasparenza. Io voglio vedere dei documenti, perfetto, chiedo all'amministratore di darmi l'accesso al sito del mio condominio e mi guardo le mie cose. In questo modo
l'amministratore potrà dedicarsi ad aspetti più importanti, alla salute dei condomini, al posizionamento dei defibrillatori, al garantire che tutti i servizi funzionino correttamente. Questo è un po' il mio quadro, un po' il mio... Mi fai venire voglia di diventare un condomino a questo punto. Assolutamente, assolutamente. Bene, bene, pianta. Benissimo, grazie. Io volevo ringraziarvi tutti, come sempre, della vostra disponibilità, l'avvocato Enrico che è stato molto gentile. Grazie avvocato, è stato grazie, anche molto chiaro. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, grazie, grazie. Assessore Schirosi, grazie. Grazie a voi. Il mio collaboratore Alessandro Testa, sempre grazie per... Alessandro. Soprattutto al nostro sindaco di Cervignano d'Adda, Maria Pia Mazzucco, ben voluta dai suoi cittadini, l'altro giorno. Speriamo che sia così. E adorata dai suoi cittadini, e questo mi fa un piacere immenso perché vuol dire che è un buon amministratore. Grazie, molto gentile, grazie. Spero che sia così. Io mando un caro saluto al mio assessore. E grazie. Anche da qui lavoro lo stesso, lo sai. Ci sta parlando da lontano, dal Salento? Ci sta parlando in vacanza? Sì. Bene, allora quando lei rientra io poi parto, va bene? Okay. Allora rimando la mia partenza, l'aspetto qui. No. Okay. Ringrazio tutti davvero. L'avvocato, anche a nome mio. Il signor Alessandro e la dottoressa Rizzi che siete sempre gentilissimi. Grazie. Lo facciamo con piacere. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Salve.